Oggi vogliamo creare dei pompon per decorare le nostre feste. Allora ci occorre uno spago, anche riciclato, delle forbici e tre tovaglioli colorati a tre strati. Allora cominciamo col mettere i nostri tovaglioli sul tavolo, uno sopra l'altro. Dopodiché si piegano a stesa armonica. La tecnica è la stessa che si utilizza per fare i fiori di carta. Abbiamo utilizzato nel nostro video. Ecco qua. Una volta fatto questo, leghiamo al centro con il nostro spago. La misura si fa un po' a occhio con la mano, vedendo un po' se siamo più o meno. Ecco, si lega abbastanza strettamente. A questo punto si va a tagliare in alto, tondando un po', dando quindi una forma che può essere sia a punta sia stondata, magari stondata un pochino più carina. Comincio ad aprire, non è che è proprio ugualissimo sto pompon, comunque due parti. Poi si apre. Allora, quando si va ad aprire, in realtà apriremo tutte quante le parti del tovagliolo, cioè non ci contentiamo solo della parte grossa, ma andremo a aprire tutti gli strati in modo tale che il nostro pompon sia bellissimo pieno. Per dare un pochino più di gioco conviene anche fare qualche taglio in realtà. Non importa se regoliatissimo, tanto comunque i fiori non sono mai così regolari e quindi meno regolare è e meglio è. Abbiamo dati alle piegature, però insomma tanto anche se date da altre parti è lo stesso. Il nostro fiore comincia a prendere un po' anima, vedete? E questo è soltanto il primo strato che abbiamo aperto. Allora, si apre il secondo, quello centrale. Prendo veramente tutti quanti gli strati, perché più strati ci sono, più il nostro fiore sarà bello pieno. Ridiamo un po' di gioco facendo questi tagli, tanto non importa dove vengono, vengono, più o meno, invece. Grosso modo ne fate due, tre per ogni foglia, anche se sono strappati, ripeto, lo stesso fiore non è mai regolarissimo. Siamo quasi a metà, apriamo anche questo. Aperto verso la parte sotto, questa
stiamo facendo comunque un pompon e quindi deve essere aperto, deve essere tutto sia sopra che sotto, tutto pieno. Allora, questa è già la nostra metà, vedete, già si comincia a vedere il nostro doppiore com'è. Ora terminiamo l'altro lato. Potete lasciare anche senza tagliare, ma in realtà in questo modo viene un pochino più di gioco, viene più carino, viene più pieno. Tanto più sfrangiati sono, poi alla fine più carini sono. Allora, abbiamo solo da aprire l'ultimo e quindi ci siamo. È già comunque molto bello pieno, eh? Il nostro bellissimo fiore, che ne pensate? È splendido, vero? Pronto per la nostra decorazione. Vedete, bellissimo.